Siamo in compagnia di Franco Rinaldi, un grandissimo uomo di cultura e soprattutto profondo conoscitore delle tradizioni sipontine. Oggi è il 16 di luglio, è la festa della Santa Maria Vergine del Monte Carmelo. Franco, parlacene un attimo. Sì, la festa Madonna del Carmine è una festa antica, molto antica. E oggi a Manfredonia c'è un detto antico, anche tramandato oralmente, si dice che sia la giornata del Ponte de Stelle. Ponte de Stelle significa che nessuno doveva andare a mare. Io ricordo a casa di mia madre, ne avevamo 8 figli, ci teneva tutte nella strada vicino casa e ci sgridava se qualcuno si muoveva per andare a mare, ci gridava e devo muovere da qua, io ti avevo il Ponte de Stelle, ma da nunca. Ed era terribile questo fatto. Ed era una tradizione che si sentiva, e quindi quel giorno si doveva stare in casa o vicino casa. Noi bambini purtroppo ascoltavamo, e da questa tradizione è rimasta, certo adesso tutto è superato perché siamo diventati tutti più intelligenti, tutto è superato, però questo fatto del punto di stella è un rito antico, antico, molto molto antico. Cosa dire sulla festa? Era una festa importante, la si fa tuttora, c'è Don Antonio di Canto che la organizza ancora molto bene qui a Manfredonia, ma bisogna dire che questa festa fino agli anni 50-60 è stata una festa, dopo la festa patronale, era la festa più importante in città, tant'è che si fanno tuttora i fuochi d'artificio. Allora c'era il famoso palo della cuccagna, no? Che si metteva in Largo San Francesco, in quella zona lì, e lì praticamente veniva piazzato, veniva sistemato questo palo, e c'era poi c'era la gara di famose flatil, cioè di chi mangiava più pasta, insomma c'erano un sacco di gare ed era una festa sentita, una festa molto 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 bella. C'erano concerti con la banda cittadina, e una diciamo il fatto com'è, è stata questa festa credo che rimarrà ancora per molto tempo una festa importante per la nostra città. Grazie Franco. Niente, grazie a te.